Zero, siamo live. Se Dio vuole, siamo live. Ci siamo? Guardiamo, adesso Pronto, provo dal prova? telefono. Prove tecniche di trasmissione? Io sto controllando Abbiamo avuto qualche direttamente. problemino tecnico, No, ma adesso. Pier, diciamo le cose. Tu hai avuto qualche problemino Sì, tecnico? io ho avuto. Io che sono dal lato della regia, ho avuto un problemino tecnico, Esatto. ma adesso sembra risolto, sembra essere tutto a posto. L'unica cosa che manca sono gli spettatori. A questo punto ne vedo uno. No, vedo una Ah, reazione, ma otto, buono. non vedo Sì, ci sono Pier. visualizzazioni. Pier, ci sono, sto guardando dal telefono che è più veloce. La tecnologia aiuta, ma a volte, come dire, penalizza. No, è che penalizza, è che così. A Tra volte. l'altro, Pier, informazione di servizio, stai condividendo i tre schermi adesso, Sì, in giusto? questo Magari momento. metti noi due all'inizio, poi puoi aggiungere l'altro, magari. È che se faccio questo rischiamo che poi quello non funziona e poi. Ragazzi, buona Ok, serata! Buona sera a tutti! Scusate il ritardo, buona. piccolo problema tecnico risolto, ma ci siamo. Siamo qui, siamo pronti, operativi, operativissimi. Direi di Ciao a salutare. tutti, salutiamo tutti! Ciao Esatto, Adriana, Rogerio. ciao Rogerio, Amanda, Paolo. Vai tu con i nomi, dai, che tu così ti eserciti. Anna, ciao Deborah, Aline. Ciao, buonasera ragazzi, buonasera a te. Edgar, buonasera, ciao carissimo. Lucimara, tutto a posto, tutto a posto. Intanto Adesso questo, sì. io metterei in evidenza questo commento di Carlos che ci sta esattamente. La tecnologia ci aiuta, ma quando non va, nemmeno Dio aiuta. Ecco, questo è stato il caso di questa sera che ci ha portato a questo ritardo di Esatto. 6 minuti e mezzo circa. Però, Pier, Risolto, dai. c'è da dire che apprezziamo tantissimo l'amore. 10 minuti erano Sì. passati Sì, e già. infatti, grazie, grazie per averci atteso. Qualcuno probabilmente è andato a mangiare. Intanto, ciao a tutti, Gislaine, Hannibal, Edgar, Tania, buonasera, buonasera. Enzo. Fernanda, ciao Fernanda, Vinicius. Ciao carissimo Gal, eccomi, Siete ciao caro. tantissimi. Seuso, grazie, grazie Salto mille, Adriana. grazie per essere qui. Siamo contenti per Salto, aspettiamo questa. un attimino, Sì, ovviamente. aspettiamo ancora che entrano altre persone, stanno arrivando, li vedo, sono in fila per entrare nella live. Esatto. Purtroppo No, sì. l'ingresso è a uno a uno, si entra, quindi c'è un po' di fila all'ingresso, ecco. Tra l'altro, visto che è entrata anche la grandissima Adriana, tua moglie, come sempre, Sì, che c'è ci anche fa compagnia. Adriana. Ciao Adriana, dove sei? Poi guardiamo, c'è Buonasera, Angela. buonasera, ciao a tutti, Buonasera, Angela. Cesar, Andrea, Daisy. Cessia. Natalia. Ciao, carissima. Natalia Hannibal. che è contenta. Hannibal, aspetta, Pier. Hannibal chiede dov'è il signor Cimbalo. Metti in evidenza questo commento. Aspetta, devo trovarlo e lo metto in evidenza. Dov'è il signor Cimbali? Ecco, questa è un po' Allora, la domanda che un della po' tutti serata. si fanno. Esatto. A te la risposta, Alberto, dov'è? Non lo so. Allora, il signor Cimbali è andato nella sua stanzetta a dormire. Proprio è un signore lui, no? Quindi lui la sera alle Sì. 12:17 mi fa dormire e l'ha Senti, rilassato adesso così. posso farti una domanda un po' indiscreta? Chi va a dormire prima, la nonna o il signor Cimbali? Allora, lì è molto facile la risposta, però è sempre dubbia la questione, perché la nonna a volte sta in piedi a guardare la televisione, mentre il signor Cimbali è chiaro che quando è in cuccia dorme. Quindi lì è Certo, un certo. po' un dubbio, Quindi Pier, non so. la risposta certa non ce l'abbiamo. Esatto, intanto guardiamo chi si è unito. Deborah ancora, Anna, buonasera. Anna Buonasera. Lucia, Adriana, ciao carissima. Anna, un'altra. Anna, quante? Anna è un nome molto comune Sì, in Brasile, no? assolutamente. Un po' come Anna in Italia. Esatto. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera amici, Maria, buonasera, Luciane, ciao Natalia, abbiamo pensato che tu avevi dormito e si è dimenticato di noi. No, tranquilla, Questa tranquilla. ha scoperto la verità. La verità è Altro che questa. problema tecnico. Ecco, 13 minuti cercando di svegliare Alberto, questa è stata la questione. Esatto. Poi guardiamo chi c'è. Mario, buonasera. Oggi ci sono, grande Mario. Elisa, buonasera. Complimenti per l'interessante corso. Grazie mille, cara.
poi Adriano. Ecco Mario, ciao Mario, benvenuto, oggi ci sei, sì, carissimo Mario, lo conosco. Grandissimo. Poi Annibale, è vero, dobbiamo fare un incontro. Marzia, buonasera a tutti. Luciano. Una domanda, ciao da Reggio, scrive Adriano. A questo punto mi domando se è Reggio Calabria o Reggio Emilia. La domanda sorge spontanea. C'è sempre quel dubbio. C'è sempre. Poi Porto Alegre, ecco, facciamo una domanda veloce a tutti, sì. Guardiamo proprio in... Alberto, mi sei caduto, adesso ci sei, è un attimo andata via la voce, vai, tranquillo. Ci sono, no, stavo dicendo di dove siete in questo momento, non di dove siete, ma dove siete adesso. Ah, dove siete? Tipo in cucina, in sala, in camera da letto? Piero, aspetta, c'è un commento bellissimo che mi è passato adesso, mettilo, sottolinealo. Tatiana dice, adoro o sorriso do Alberto, tema a energia molto boa. Attenzione qui, aspetta che non lo vedo, non lo trovo. Non trovo questo commento. Lo trovo, ma adesso lo troverò. A che ora è stato fatto? Ah, eccolo qua. L'ho trovato. Adoro il sorriso di Alberto, grazie, un'energia mio. Molto buona. Grazie a nome mio, di Alberto, anche a nome mio, grazie. scherzo, molto bene. Allora, Ludmila... Tantissima, sì, gente. Ciao, bellissimo. Ciao. Bellissimo. Patrizia, Cristina. Bellissimo. Molto bene. Pier, aspetta che leggo questo commento di Giovanni che scrive: sì. È un grande piacere vederti insieme. Hanno fatto parte della mia vita, ovvero avete fatto parte della mia vita, che sia sul lavoro, sulla strada, in macchina, in spiaggia o a casa. Mi manca tanto. La nonna è una signora estremamente accattivante. Tutti sono il mio cuore. Grazie mille carissimo, grazie. Fantastico, mille, davvero, commento. Apprezziamo tantissimo, molto molto bello, alla fine la ragione per cui continuiamo. Infatti, e tra l'altro tu fai concorrenza a Tiziano Ferro, no? Come cantante in macchina, la gente ascolta o Tiziano Ferro o i podcast di Alberto. Esatto Pier, diciamo perché ieri Tiziano Ferro, no? Per le qualità musicali, ma comunque... Guardiamo un po' da dove siamo qua. Tania da Santa Cruz do Sul, poi ciao da Guarulhos, Flavia, poi allora vediamo, buonasera a tutti, Maria. Giustamente qualcuno sta rispondendo di quale città, e qualcuno sta dicendo invece in quale luogo della casa in questo momento si trova, quindi chi è a tavola che sta mangiando come però, Tania, ad esempio, buon appetito mia. Tania. Chi è in camera da letto? È stata colpa mia perché ho detto non da dove siete, ma di dove siete adesso. Io intendevo ovviamente che città o che villaggio, però in effetti dove siete adesso in questo momento si può capire come sono su una sedia, sono sul divano, sono certo. In cucina, quindi è colpa mia che ti ha risposto qualcuno così. Qualcuno potrebbe anche essere in bagno, perché ormai la tecnologia, la wifi e i cellulari permettono di insomma assistere alle live anche nei posti più... disparati. Perfetto, allora direi che abbiamo raggiunto un numero sufficiente, siamo 18.000 persone live in questo momento nel gruppo, 40. No, forse un po' di meno, possiamo cominciare allora? Yes, vamos. Andiamo allora, dai, vediamo un po', innanzitutto cominciamo con il titolo, che vi abbiamo annunciato un po' qual era il titolo della live di oggi. Io ho preparato qualche slide per aiutarci, ecco. Un po'. Pier, prima di iniziare, se molti avete difficoltà a capirci, potete insultarci, mettete faccine arrabbiate e noi rallentiamo. Quindi, se vediamo 50 faccine, anzi no, però così magari solo una persona magari mette tutte le faccine arrabbiate e a noi ci sembra... Quindi magari scrivete di parlare più lentamente se sembra che parliamo troppo velocemente. Però diciamo che noi abbiamo un accento neutrale, non è molto difficile da... Esatto, una via di mezzo. Io riesco a vedere la slide in questo momento. Tu magari tieni d'occhio i commenti, così se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa o non, qualcosa che non si è capito, posso ripetere, ok? Quindi faccio. Perfetto. Alberto, ti ho perso un attimo. Ci sei? Alberto?
Non ti sento. Vediamo un attimo. Pronto, prova. Alberto? Attenzione, è caduto Alberto ed è caduto lo schermo. Attenzione, rinvitiamo Alberto. Allora, vediamo un attimino. Allora. Intanto, ragazzi, voi mi sentite, no? Mi vedete? Non è caduta la live, credo. È caduto solo Alberto, spero. Fatemi, aspetto un vostro ok, così se è così lo rinvito di nuovo. Allora. Eccoci qua. Io intanto sto rinvitando Alberto, aspettando anche un vostro cenno per sapere se è tutto ok o se dobbiamo rilanciare la live. Vediamo un po'. Intanto Alessandro di Curitiba, benvenuto. Ok, ritornato Alberto. Ragazzi, mi vedete? Siamo ancora live? Datemi un cenno positivo. Fatemi sapere se è tutto ok. Vabbè, ecco, che è successo? Sei tornato? Io c'ero, ti stavo seguendo in diretta. Ti ho dato sì? Ah, ok. No, vabbè, no, questo è l'importante. Perché non è caduta la live ed è caduta la condivisione dello schermo. Non si è fatta male, quindi è caduta, ma non si è fatta male. Ero disperato nei commenti con gli altri. No, non sono caduto, ragazzi. A posto. Ok, ma io non sto seguendo più i commenti. O forse stanno arrivando. Vediamo qua, forse sono qui in questa parte superiore. Ah, ok, sì, siamo live. Ok, tutto a posto. Allora, se io riesco adesso a condividere lo schermo, è tutto ok. Mm-hmm. E possiamo partire. Qui sono tecnologie avanzate, Pier. È capibile che abbiamo alcuni problemi tecnici. Sì, però come ha detto il nostro amico prima, che la tecnologia aiuta, ma quando non funziona non aiuta neanche Dio. Esattamente. Vediamo se va, ragazzi. Intanto, Pier, intanto che tu fixi, io do un'occhiata ai commenti. Okay. Guardiamo, che saluto un po' chi c'è qua. Alexandra, ciao carissima. Erika, grande. Amanda dice che capisce, ma tu dici che parli velocissimo, quindi ti dice, okay, allora... Alberto, parla più piano. Parla più piano, Alberto. Allora, mi impegnerò in questo momento a parlare più chiaramente e più lentamente che posso. Mai nella vita ho parlato così, ma quindi è difficile per me ricordarmi di rallentare, ma ci proverò con tutto il mio sforzo. Perfetto, credo che Amanda adesso abbia capito. Ragazzi, siamo di nuovo operativi, cominciamo, via! perfetto. Guardiamo. Allora. Ragazzi, tematica della serata. Perché i metodi tradizionali molte volte, non sempre, ma molte volte, sabotano l'apprendimento. Vale a dire, esatto. Perché os métodos tradicionais muitas vezes sabotam o aprendizado. Questo è un po' l'argomento di questa serata, è l'argomento che unisce, potremmo dire, me e Alberto. Esatto. È quella cosa che ci ha fatto incontrare casualmente, ok? Quindi esatto. Approfondiamo questo argomento che interessa appunto me, interessa Alberto, ci ha fatto conoscere e, come dire, fa parte un po' del nostro modo, no, di pensare, la risposta, ecco, a questa domanda. Quindi, esatto. Ecco, questa è un'immagine, secondo me, che è un po' rappresentativa, no? Di quello un po' in cui noi crediamo. In che senso? Nel senso che voi vedete qui un bambino che ha tre caratteristiche, e sono tre caratteristiche che tutti noi, io, Alberto e tutti voi che siete qui collegati nella live, abbiamo avuto. Tre caratteristiche che tutti quanti abbiamo, forse qualcuno ce l'ha ancora, ma sicuramente tutti abbiamo avuto quando eravamo piccoli. Ovvero, tutti quanti siamo stati degli esploratori. Vedete, questo bambino è un esploratore. È uno che non ha paura di fare le cose, non ha paura di mettere la mano nel fango, di esplorare, di conoscere. E esatto. questa è ovviamente questa... Come io in un certo senso sono stato un esploratore abbandonando l'Italia e venendo in Brasile. No, dico... Pier, dico anche tu, quando eri nato in Sicilia, mettevi le mani nel fango, no? Quella, direi. Assolutamente. Però guarda che interessante. Io sono nato in Sicilia, ma ho messo le mani nel fango in provincia di Bergamo, quindi vicino a casa tua. Quindi queste sono, come dire, le coincidenze, no?
della vita. Esatto. Quindi questo bimbo è un esploratore, quindi non ha paura, non ha vergogna e non ha paura di sbagliare. Questa è un'altra caratteristica grandissima dei bimbi. Un'altra cosa, seconda caratteristica, questo bimbo è un autodidatta. Quindi, Pier, scusa se ti interrompo ancora, ma dimmi. Per chi ho visto alcuni commenti sul fango, spiega cos'è il fango. Fango è lama, ok? Il bimbo ha le mani nel fango, as mans na lama, ok? Quindi questo è il fango. A proposito, esatto, di fango, mi sento di consigliarvi una canzone molto carina di Jovanotti, si intitola Fango. Quindi chi la vuole scaricare, chi vuole andare a sentirla su YouTube dopo la lezione può andare a farlo, ok? A me piace molto, un consiglio personale. E ancora, quindi, è un esploratore, prima caratteristica. Seconda caratteristica è autodidatta, cioè questo bimbo apprende da solo. Questo bimbo apprende attraverso le proprie esperienze. E l'esperienza è uno dei fattori fondamentali, no? Noi molte volte impariamo grazie all'esperienza. Mm-hmm. Altro, esatto, elemento, non meno importante, il terzo elemento. Questo bimbo è curioso, ha una grande sete di sapere, ok? Cosa vuol dire? C'ha questa fiamma dentro di sé, no? Questa spinta che lo fa andare a cercare tutto quello che desidera, tutto quello che lo interessa, tutto quello che gli dà piacere, ok? Bimbi così, bimbi fanno quello che gli piace. Una cosa fantastica, no? Cosa più bella. Per cui, essere esploratore, essere autodidatta ed essere curioso, avere questa spinta, questa motivazione, no? Dentro di sé, sono tre caratteristiche che sicuramente favoriscono l'apprendimento. Ora, esatto. Non sto parlando qui di quel discorso lì, di quel mito secondo cui per i bambini è più facile imparare le lingue. No, non sto parlando di questo. Sto parlando proprio in termini generali, di caratteristiche che i bimbi hanno e di caratteristiche che tutti quanti noi abbiamo avuto, ok? Il discorso che i bimbi, esatto, apprendono più facilmente è un po' un mito, perché insomma i bimbi apprendono una lingua da zero, non sanno nulla, zero di zero, no? E quindi è una cosa, se vogliamo, molto difficile. L'adulto, no? Ha una base già, conosce perlomeno la propria lingua, già ha fatto un'esperienza, no? Quindi in teoria dovrebbe essere più facile. È anche vero, esatto, che l'adulto è, come dire, è influenzato dalla conoscenza che già ha, che in un certo senso lo limita per apprenderne delle altre di lingue. Ma insomma, alla fine dei conti, secondo me, non c'è molta differenza, ok? Ma andando avanti, quindi in questo concetto, se questo bimbo ha queste tre caratteristiche che ne favoriscono l'apprendimento, possiamo dire che questo bimbo è un grande esperto dell'apprendimento, ok? Potremmo dire in portoghese un grande expert in apprendere, in apprendisato, ok? Questo è un concetto estremamente importante, ma è un concetto che non solo in cui io credo, Alberto credo che condivida il ragionamento con me, ma è un concetto questo che... Ecco, se Alberto non sei d'accordo a questo punto, allora io uscirei dalla presentazione e farei intervenire Alberto, così facciamo anche un po' una... Mettiamo un po' un attimo, facciamo una pausa, no? Vediamo se tutto questo è chiaro. Alberto, cosa pensi? Condividi? Sei d'accordo con me? No, sì. Allora, in sostanza, riguardo al discorso del... Intanto aspetta un secondo che do il buonasera a qualcuno nei commenti. Sì. Katia, buonasera. Alberto Righini, finally a live class. Spero la tua visita in San Paolo. Ciao Ale, grandissimo. Ale lo conosco da tanti anni, dalla pagina Facebook. Celso, okay, ciao. Okay. Eccolo qui, Alessandro. Ciao Alessandro. Esatto. E niente, comunque, buonasera a tutti. E riguardo a quello che stava dicendo Pier sul bambino e l'adulto, la grande differenza, Pier, che c'è, diciamo che ho avuto nel parlare con molti poliglotti e persone che imparano varie lingue, è che il bambino, mentre magari il cervello più malleabile, la lingua la impara più velocemente, ne assorbe più velocemente le strutture e tutto, non può prestare attenzione consciamente. Non è che puoi dirgli 30 minuti vai lì, ascolta la lingua, lui fa quello, certo, che vuole, capito?
E quindi noi da adulti possiamo bilanciare questo svantaggio magari dal cervello che non è più nelle fasi iniziali dove la lingua la prendi al massimo, lo bilanci, ovvero equilibri questa cosa, adesso rallento nel parlare, sì. col fatto che noi possiamo prestare attenzione, ovvero adesso se in questo momento diciamo a 10 adulti, guarda, questi 20 minuti mettetevi lì ad ascoltare un po' di italiano mentre leggete, uno sta attento al testo mentre ascolta la lingua e il bambino non lo può fare, non puoi dire a un bambino di un anno, due anni, stai lì a ascoltare il testo due ore, non sa nemmeno ancora leggere, quindi possiamo usare questo vantaggio del saper leggere, saper scrivere, saper prestare attenzione e questo aiuta moltissimo nell'apprendimento e quindi possiamo arrivare, diciamo, a imparare le lingue grazie anche a questi vantaggi. Concordo. Il bambino è più spontaneo, no? D'altra parte, ma ovviamente non ha quella, non si può pensare di me, adesso mi metto mezz'oretta a studiare, ad ascoltare, a leggere, non ha quella cosa, quindi è tutto molto più spontaneo. Esatto. Ok, fantastico. Intanto c'è Celso, carissimo. Perché Celso saluta Helen, Lucimar, Tania? Sono tutti colleghi, sono tutti del programma VAI. Allora si conoscono e si salutano a vicenda. Ciao a tutti quanti, un grande abbraccio. Fantastico. Ok, allora continuiamo, che dici? Sì, vai pure. Ok, andiamo slide. Con lo schermo pieno. Ti sto guardando i commenti. Qui intanto è mancata una Eva, questa deve essere sfuggita, ok? Passiamo a questo aspetto che è una cosa molto interessante. Non so se voi conoscete Bori Logan, sicuramente, famosissimo in Brasile. Alberto, tu non lo conosci, vero? No, non lo conosco. Logan, è un umorista, un commediante, ma è anche un esperto di creatività. Lui si occupa di creatività negli ultimi anni anche di apprendimento. Io lo conosco, ovviamente per aver visto i suoi video su YouTube, essenzialmente, e recentemente mi sono imbattuto in questo video che per me è stato molto significativo. Infatti vi ho voluto portare questo esempio questa sera proprio perché ha avuto un grande impatto su di me e ho concordato pienamente con tutto quello che Bori Logan dice in questo video di YouTube. Pier, anche, scusa, ti fermo, vedo alcuni che stanno avendo problemi con la nostra velocità nel parlare, quindi cerchiamo veramente di andare un po' più piano, ok? Andiamo un po' più piano, assolutamente. Allora, parlavo di Bori Logan, quindi commediante, umorista. Recentemente ho visto questo suo video intitolato Escolas Matam Aprendizagem. Mi ha colpito il titolo. Io sono uno che sempre va a ricercare tutto ciò che è relativo all'apprendimento, perché ovviamente mi interessa, sia come persona che impara, no? Una lingua, anche se non sono un poliglotta, ma mi interessa imparare altre lingue, ma mi interessa ovviamente anche come persona che aiuta altre persone ad imparare, no? Esatto. E quindi un argomento che mi sta a cuore, che mi piace. E Bori Logan, che tra l'altro a me piace, è bravissimo, è anche un comico incredibile, parla con grande facilità e fa capire le cose, ma con leggerezza, dice: le scuole ci traumatizzano in relazione all'apprendimento. Questo lo dice in questo TED, ok, un TED che lui ha fatto a Fortaleza, e dice: le scuole ci traumatizzano in relazione all'apprendimento perché noi passiamo quasi circa due decenni, no, della nostra vita apprendendo sulla base della coercizione, della paura, della obbligazione, dell'obbligo sarebbe, e senza piacere. E quindi dice poi: apprendere deve essere un piacere. Oppure mi stai ancora mostrando la slide? Sì, sto mostrando la slide. No, non c'è più, è sparita dal live. È sparita la slide? Adesso provvediamo. Dice: deve essere un piacere, dovrebbe essere un piacere. Vediamo un attimino se ci siamo. Ah, è vero, è caduta la condivisione dello schermo. Adesso la ripristiniamo. Sì, com'era quella frase sulla tecnologia? La tecnologia, manco Dio, ti aiuta quando non vuole funzionare. Qualcosa del genere. Speriamo che ci aiuti. Esatto. Intanto guardo un po' come va nei commenti.
Ciao Sandra, ciao a tutti, ciao Flavia, Tania dice che sto capendo tutto quello che dite, ottimo, vuol dire che adesso la velocità è migliore. Voi continuate a dircelo perché io naturalmente parlo chiaro, però parlo molto veloce e mi dimentico a volte. Quindi dite pure, io subito rallento ancora una volta, mi calmo, faccio un po' di meditazione. Sì. E niente, poi Erika, ciao amici, buonasera, ciao Erika. Zeze Mantovani che dice il vostro italiano è buonissimo, grazie mille, apprezziamo. Oh, abbiamo ascoltato molto in effetti. Diciamo, Pier, quanti anni che studi l'italiano? 36 più o meno. Ecco, giorno più, giorno meno. Quindi è normale che io lo parlo un po' peggio di te, perché comunque 23 anni di ascolto. Esattamente, no, sono ben di meno. Esatto. Poi Luisa, ciao Luisa. Tania, mi fa piacere ascoltarvi, anche a noi ci fa piacere che sei qua. Ivamar, la mia maggior difficoltà è avere qualcuno per praticare la conversazione. Intanto Pier rispondo, magari do qualche consiglio. Sì, allora, comunque qui dovremmo essere nuovamente pronti con sì. La... Ma se vuoi rispondere dai qualche consiglio okay. Adesso, poi riprendiamo dai, con la... Do qualche consiglio a Ivamar che dice la mia maggiore difficoltà è avere qualcuno per praticare la conversazione. Qui è molto importante trovare la persona giusta perché deve essere qualcuno di cui tu diciamo sei rilassato con questa persona. Magari è un amico, qualcuno, deve essere proprio una cosa che dici ah se faccio tanti errori non me ne importa, e questo è difficile molte volte trovando diciamo dei partner online di conversazione perché non ci si conosce, c'è un po' di molti... Un po' più piano aperto, un po' più... Ancora? Okay. No, non vorrei che qualcuno... Non ci si conosce, quindi è molto importante trovare la persona giusta, è quello il consiglio principale, e ci vuole tempo per trovare il diciamo la persona giusta con cui praticare. E certo. Quindi è, diciamo, quella la cosa principale, trovare una persona con cui tu dici adesso pratico un po' di italiano con livello di stress vicino allo zero, ovvero una persona che dici non è lì che è così a guardare ogni tuo errore e pronta magari a metterti sotto pressione, no, quello certo. È il partner di conversazioni peggiore. E infatti vediamo come nel sistema tradizionale, come dice Murillo, parla appunto della presenza della paura, no? Quindi la paura, lo stress. Vediamo un attimino. Continuiamo con questo discorso. E quindi dice che l'apprendimento dovrebbe essere un piacere. Ok? Questo è un elemento fondamentale. Esatto. Quindi cosa succede? Che quando questo bimbo, che era un esploratore, come tutti noi, esploratori, autodidatti, curiosi, entrando nel sistema di insegnamento tradizionale, molte volte è un sistema di insegnamento ma non di apprendimento, cosa succede? Incontra queste cose, obbligo, paura magari anche legata al concetto di stress, no? Che diceva anche Alberto, coercizione e molte volte la mancanza di piacere nel fare le cose, no? In quello che viene proposto durante a scuola, no? Di un sistema scolastico, un sistema tradizionale, ecco, chiamiamolo così. Esatto. E quindi cosa succede? Interessantissima questa frase, secondo me. Noi ci siamo abituati a non essere apprendedor. Murillo usa questo termine, io credo volontariamente, quindi lui usa quindi questo termine apprendedor e sin a sera apenas estudancis. Quindi, ok, non siamo persone che apprendono, ma siamo semplicemente persone che studiano, ok? Ci siamo abituati a studiare e non ad apprendere. Ma attenzione, dice, studente, una persona che studia, è una cosa, l'essere studente è una cosa che non necessariamente trasforma, ok? Perché tu puoi studiare, studiare e studiare, ma non apprendere niente, ok? Quindi puoi studiare ma non imparare. Quindi sono due concetti diversi, apprendere e imparare da una parte, e ovviamente quando noi impariamo ci trasformiamo, ok? Otteniamo una trasformazione. Differente è studiare. Studiare non necessariamente significa imparare.
È il classico caso che succede, caro Alberto, torno un attimino live, è il classico caso che succede quando noi studiamo qualcosa e poi la dimentichiamo, no? Abbiamo studiato la cosa a scuola e cavolo, poi... questa cosa... L'abbiamo studiata, ma non l'abbiamo imparata, non l'abbiamo assimilata in realtà. Non l'abbiamo fatta nostra. Giusto? Esatto, ma perché la ragione era che non c'era mai un vero interesse per questa cosa. Si stava imparando per quella verifica, in Italia verifica sarebbe, non so se è così in portoghese, ma è tipo un test, un esame. Esatto, esatto. Cosa succede? Che memorizziamo tutti i dati necessari per quella prova, il giorno dopo la testa dice, bam, non mi serve più, via, cancelliamo. Esatto, esatto. E quindi è un concetto fallimentare, ovviamente, da quel principio, partendo da quello. Sì. Perfetto. Quindi, continuando, nuovamente condividiamo. Eccoci qua. Quindi dice, essere studente è una cosa che non necessariamente trasforma. Ed ecco qui la parola, secondo noi un po' la parola chiave, no? Che è quella della trasformazione. E questo è un po' l'obiettivo a cui bisogna tendere, no? Trasformazione, transformação. A questo proposito vorrei far notare come in portoghese abbiamo una N che in italiano non c'è. Attenzione, questo è una cosa, un errore che veramente fanno tantissimi. Ok, quindi è trasformazione in italiano. Quindi imparare una lingua, secondo me, è una delle più grandi trasformazioni che si possano fare, no? Quindi questo, l'obiettivo veramente è vedere l'apprendimento di una lingua proprio come una trasformazione. E io penso che Alberto, insomma... che ha imparato sette lingue? Dipende cosa contiamo, però sì, dai, diciamo... Diversi livelli? A livelli diversi, sì. Esatto, e noi quindi, mi confermi questa cosa, per me con il portoghese è stato così, una trasformazione proprio. In che senso per te? Perché imparare una lingua non è, l'ho detto in un video, non è un gioco da ragazzi, ed è la verità. È una cosa, volendo, complicata, tant'è che non tutti, no? Ci riescono, però allo stesso tempo se si trova la chiave giusta, no? E con una serie di elementi di cui approfondiremo, di cui parleremo tra un po', diventa una cosa assolutamente possibile e piacevole, ma è una grande trasformazione, è una grande conquista. Lo è stato per me con il portoghese, ma paradossalmente è stata una grande conquista, una grande trasformazione, ma è stato... molto più facile, per me è stato relativamente facile, direi, rispetto a studi passati, inglese, francese, ad esempio, dove è stato difficile, noioso per molti aspetti e soprattutto non ho raggiunto il risultato, che è la cosa più grave, no, direi. Esatto. Questo è un po' il concetto. E qua, a questo punto, vorrei un po' portare, quella che è la nostra esperienza, no? Non so se Alberto puoi raccontare la tua o vuoi che inizio io con la mia, semplice volendo. Prima di andare alle nostre esperienze direi di dare un'occhiata ai commenti, di vedere cosa sta vediamo succedendo. Un po' cosa succede. Guardiamo un po', allora, Edgar dice devi studiare ciò che ti piace, giustissimo. Lucima dice dobbiamo studiamo senza motivazione per fare test, esatto, quello è il problema grande. Poi sicuro. L'ascolto ripetuto, ripetere, dice Tania, giustissimo, assolutamente. Sonia dice questa settimana devo dare l'esame di italiano, ma non voglio il metodo tradizionale per studiare, voi siete meglio, io direi di metterlo in evidenza questo. Un applauso, aspetta che lo trovo. che è stato? Sonia. Che colore mi è un po' mi oriento. Però Sonia Luis Fernandez, sono tantissimi commenti, grazie ragazzi per la vostra partecipazione. È molto grazie, bello davvero questa interazione, è importante. Esatto, anche perché è un argomento che ci interessa moltissimo, perché certo. Avevamo noi questo problema, avevamo passato anni a studiare lingue,
facendo tutto quello che ci dicevano a scuola, professori, eccetera, e guardavamo un film, guardavamo la tele, volevamo parlare, nel mio caso in inglese, anche Pierre a scuola con l'inglese, sì. E niente da fare, pensavamo noi di non essere capaci, no? Invece non sì, è adesso così. Io vi racconto tra pochino la mia esperienza con l'inglese e col francese a scuola. Esatto. Mi viene da ridere se ci penso, ma insomma è stata la verità. Esatto. Ancora non ho trovato il commento vai, a cui ti riferivi. Intanto la cerco. Ancora. Sì. Lucia dice Alberto è veramente un secchione. Cavolo. No, ecco, secchione per chi non lo sa in Italia è un termine un po' quasi negativo, scherzoso, sì. Per dire che sai uno... come lo dicono? Sai come dicono qua? Vai, dillo. Nergi. Ecco. Nergi. Sì. Ecco, in Italia non è, diciamo, una cosa positivissima, è visto un po' come quello che studia tanto, ma è un po' così, sta sempre sui libri. Quindi, bella parola. Esatto, la parola è questa qui, secchione, ok? Secchione, equivale a nergi. Il secchione, sempre... Esatto. Guardiamo un po' ancora qua la situazione. Sì. Ciao Patrizia, dice ciao caro Albi, un'amica, ciao Patri. Buonasera Ana, poi... Guarda che ho trovato! Eccolo qua, questa settimana devo dare l'esame di italiano, ma non voglio il metodo tradizionale per studiare, voi siete meglio. Questo Piero... Grazie Sonia. Merita un applauso Sonia, grazie mille. Poi guardiamo Giovanni che scrive, ho studiato 3 anni in una scuola tradizionale ed è stato estremamente stancante e doloroso, ho iniziato a parlare davvero quando ho iniziato ad ascoltare, vedere, leggere l'italiano con voi. Andare in Italia a parlare con gli italiani è l'apprendimento più grande che ho avuto, grandissimo. È proprio così. È proprio così ed è la base di ciò che stiamo facendo da anni online. Abbiamo visto i risultati che l'imparare le lingue in questo modo ha avuto sul nostro apprendimento e quindi volevamo proprio condividere i principi che sono molto semplici. Certo. Potrebbe essere anche quasi banali, no? E io queste cose, vorrei dire proprio questa cosa, per imparare il portoghese, io sono arrivato a questi principi, che poi ne parleremo nella prossima lezione in modo approfondito, ma tra poco cominciamo a dire qualcosa. Io ci sono arrivato in modo assolutamente così spontaneo, proprio a intuizione, così. Esatto. Volevo, allora, partiamo da una cosa. Vi dico rapidamente la mia esperienza con l'inglese e col francese fallimentare. Io ho studiato, un po' come tutti in Italia, credo, studiavo inglese a partire dagli 11 anni circa, la scuola media, 3 anni. Poi ho fatto 5 anni di scuola superiore, liceo classico, e studiavo inglese 2 volte a settimana. Quindi io praticamente dagli 11 ai 18 anni ho studiato inglese con quella frequenza di 2 volte a settimana, perlomeno, avevo la lezione a scuola, ed era quel discorso. C'era la professoressa che parlava in italiano, aprivamo il libro, dicevamo, oggi vediamo la regoletta, il presente, il verbo, I am, you are, così. Questo era lo schema, ok? Facevamo gli esercizietti, poi ovviamente qualche volta un'attività un po' più dinamica, il dialogo, ascolti il dialogo, ma sai, no? Non è quella cosa interessante, quel dialogo, ciao, come stai? Sto bene. E tu? Esatto. Ok, quindi ovviamente anche quello non era interessante, piacevole. L'ascolto era quasi zero, veramente quasi zero, e il mio inglese, lo studio dell'inglese era praticamente limitato a quell'attività a scuola e ai compiti, obbligo, quindi i compiti a casa, ovvio, fai obbligatoriamente, anche quelli noiosi perché erano gli esercizi, il completamento, metti il verbo nel giusto tempo, nel giusto modo, eccetera. Da spararsi. Oh, ora, io potevo mai imparare in questi 8 anni, dagli 11 agli 8, stati 7 anni, poi ho fatto anche un anno all'università, ok? Ero bravissimo, sempre eccellente, compiti eccellenti, esatto. Ottimo, 8, esatto. 9... Quindi bravissimo, Pierluigi, bravo, complimenti, sei bravo in inglese, complimenti. Poi andavo in viaggio a Londra 3 settimane, vacanza studio, e non capivo una mazza.
ovvio, no? Quindi questa è stata... Non capire una mazza. Non capire una mazza, espressione idiomatica per dire non capire niente, non capire un tubo, si può dire anche così, esatto. No? Quindi non capire esatto. Niente, non intendia nada, na gica di nada. Esatto. Quindi questa è stata la mia esperienza. Col francese più o meno uguale, però il francese ho studiato un po' meno tempo, ok? Quindi peggio, se vogliamo. Però aspetta, Pierre, Gisele dice, giustamente, un commento molto interessante di Gisele, the book is on the table. Esattamente, io quella frase la so, the book is on the table, io lo capisco e so anche, sono in grado di ripeterlo, ok? Ce la fai evidenziare il commento per un po' mentre parli? Vediamo un po', perché il book is on the table è significativo, no? E quello, l'ascolto che si faceva... Noi cosa stiamo facendo qua, Pier? Scusa, the book is on the table. Il più grande insegnamento della serata. Intanto c'è Alessandro che è della Moca, è un mio vicino di casa. Ciao Alessandro. Ragazzi, quanti commenti. Fantastico. Ma quello dei book is on the table devi trovarlo adesso, Pierre. Non possiamo trovato, andare avanti. L'ho visti tutti, no, non l'ho trovato. Eccolo qua. Fantastico, ecco, questo è stato il mio studio dell'inglese per 7-8 anni circa, ok? Quindi questo. Ecco. E quindi ovviamente non ero in grado di vedere un film, di vedere un video su YouTube, di capire i madrelingue. Io capivo solo i miei compagni di classe quando parlavano in inglese. E li capivo perché parlavano come me, ok? Solo per quel motivo. Ovviamente i madrelingua non li capivo. Poi, esatto. Trasformazione incredibile col portoghese. Dicono anche a te, fala mais divagar. Avete ragione. Avete ragione, parlo un po' più piano. Quindi, questa è stata l'esperienza con l'inglese, è assolutamente frustrante. E io, sinceramente, pensavo che le persone come Alberto fossero dei geni che avessero una capacità superiore alla media, capito? Io ho convinto, no, i poliglotti, quei poliglotti sono, quelli sono fantastici, quelli sono, vabbè, per imparare una lingua devi vivere all'estero, no? Se vado un giorno, mi trasferisco a Londra, abito a Londra un anno e mezzo, 2 anni, e lì imparo l'inglese. Quindi questa era la mia idea. E poi così... spontaneamente c'è stato così, come dire, casualmente l'incontro con Adriana sul cammino di Santiago. Io torno in Italia, dovevo parlare, mantenere il contatto via Skype con questa ragazza, dovevo in qualche modo alta per Pierluigi, motivazione alle stelle, motivazione lì a mille. Dovevo capire prima di tutto e poi dovevo parlare, capisci? Questo è fondamentale. E lì è iniziata quella full immersion, una cosa incredibile, no? Io vivevo, lo dico sempre, io vivevo con la mia famiglia, vi vedevo con gli amici, eccetera, solo che gli altri vivevano in Italia, io mentalmente mi sono trasferito in Brasile. E per me era tutto solo portoghese, Brasile, qualsiasi cosa, mi interessava tutto, ok? E quindi lì in Italia ho imparato il portoghese, innanzitutto sviluppando una comprensione eccellente, ok? Ad alti livelli, esatto. In un anno, e ho sviluppato anche una buona capacità di parlare, parlavo, riuscivo a farmi capire bene, ok? È ovvio che poi l'affluenza è ben altra cosa, e tu magari Alberto ci puoi dare qualche consiglio, ne sai certo. Molto più di me. Poi l'affluenza viene più lentamente, ma sicuramente, tempo, certo. Sicuramente in quell'anno è stata un'esplosione di comprensione e di capacità di parlare, semplicemente esatto. Imitando quello che sentivo. È stata un'esperienza straordinaria, un'esperienza di trasformazione. Puoi approfondire questa cosa che ha detto Mariglia, perché io sto dando un'occhiata a tutti i commenti. Sì, ovviamente. Sì, io non vedo tutti i commenti, esatto. Infatti. Mariglia dice, questo è un mito comune, quello di aver bisogno di vivere all'estero per imparare una lingua. Approfondisci questo, perché
molti me lo dicono, ma se vai all'estero la impari. No, ho molti amici che sono lì da un anno e non la sanno, e alcuni amici che sono 3 mesi in Italia e sanno più di quella persona, perché ora con queste cose si può creare un ambiente e con internet che non era mai possibile. Quindi approfondisci un attimo questa cosa. No, questo credo che una volta probabilmente non si poteva fare, no? Quindi tu sentivi, volevi imparare il portoghese, dovevi andare o in Portogallo o in Brasile, cioè difficile altro modo, no? Tipo 15 anni fa, 20 anni fa, no? Esatto. Ma adesso, già quando l'ho fatto io nel 2011, ovviamente, e oggi ancora di più, tu puoi in qualsiasi posto del mondo imparare qualsiasi lingua. Quindi in Italia io ascoltavo portoghese il tempo intero, il giorno intero, e YouTube, esatto, e scaricavo MP3 e li mettevo in macchina, nel cellulare, e andavo a correre, avevo sempre le cuffie, qualsiasi cosa. Esatto. Oggi c'è Netflix, si possono vedere i film, ci sono in varie lingue, cioè è una cosa... Però Piero, ammetti che tu stavi pensando ad Adriano e non al portoghese. C'è anche questa tecnica speciale. Ma guarda, sicuramente la motivazione... Allora, io dovevo parlare con questa ragazza, ma devo dire anche una cosa. A me piaceva molto, e mi piace tuttora, il suono della lingua. Questa è una cosa che accade a molti brasiliani, anche credo con l'italiano. Quindi a me piaceva ascoltare, capito? Il piacere. Io mi sono trovato molto in questi concetti che ho portato di Murilo Gann. Sono riuscito a dare una spiegazione a quello che è successo a me. Per questo, per quel motivo lì fallivo, e per quel motivo in un'altra situazione io, che sono sempre lo stesso, ho avuto successo, capito? Certo. Ho raggiunto l'obiettivo. Quindi certo, questo è una cosa, insomma, secondo me importante, significativa. Molto, molto importante. Pier, altre cose che vuoi condividere sulla tua esperienza con le lingue, o diamo un'occhiata ai commenti e poi vado con me, la mia la mia esperienza è limitata di successo al portoghese, adesso ho iniziato da poco a applicare gli stessi metodi all'inglese, e già sto ascoltando da alcuni mesi e già ho una comprensione molto più alta di quella che avevo, che ho mai avuto in 30 anni e passa di studio, tra virgolette, dell'inglese, no? Esatto. È una cosa che vi porto la mia esperienza. Io non mi sto forzando in nessun modo a parlare, ok? Io mi sto concentrando solo sull'ascolto, sulla comprensione. Esatto. Come si dice in portoghese, non mi cobro, non richiedo da me stesso, no, un qualcosa che adesso sarebbe troppo presto fare, no? Perché sforzarmi di fare questo? Non mi sento pronto, e allora io continuo ad ascoltare, a comprendere e andare avanti giorno dopo giorno. C'è Cassiano che scrive: c'è un italiano che parla più piano o senza usare la mano? Direi di sì. Pierluigi è un esempio. Tu parli comunque piano, sì, quando vuoi, parlo non stai piano tanto lì così, Ma quando mi entusiasmo parlo più velocemente, è vero. E comincia anche a usare le mani. È una cosa anche a usare le mani. Ma quello per me è ecco, parliamo di cose serie, prima della mia esperienza. Sì. È un mito, non solo noi italiani, a parte che sto facendo così col dito adesso senza volerlo. Esatto. Non solo noi italiani parliamo con le mani. Vai avanti. No, ok, mi sono già fregato, non posso più dire quello che volevo. Noi italiani usiamo le mani, va bene. Comunque, allora, solo per parlare. Pedro scrive: Alberto sta bevendo vino bianco, e non è il primo che scrive così, che sono ubriaco. Tranquilli. È acqua. Guarda che interessante questa domanda. Come você se conhecera? Ho pronunciato giusto? Come você se conhecera? Sì. Buono. Ottimo. Allora, era una bellissima giornata. Adesso vi racconto una storia. Era una bellissima giornata estiva, se non sbaglio, e vado su Facebook e vedo che uno mi ha scritto come messaggio privato e si chiama Pierluigi Rizzo. E io dico: Pierluigi, ma che bel nome!
Non mi ricordo questo aneddoto, non mi ricordo. Mi ricordo che sono entrati in contatto. Non mi ricordo se fosse su Facebook, YouTube, Messenger. Sì, non su mi ricordo il dettaglio. E nei messaggi altri, tra l'altro, perché non eri mio amico in quel perché momento. Perché noi eravamo amici, no. Quindi, tra gli altri messaggi, clicco Pierluigi Rizzo, dico, ma che bel nome! E allora mi metto a leggere il messaggio, sono Pierluigi, vuoi apprendere italiano, e dico, ma che bei video! E allora niente, ci siamo sentiti su Skype l'anno scorso, sì, sì. E da lì è stato amore a prima vista. Penso che, quanto è stato? Un anno e mezzo fa? L'estate sì. Scorsa? Ma adesso non ricordo esattamente, forse un anno e mezzo, anni fa, qualcosa del genere. Penso anch'io. Comunque è partito tutto così, in modo molto virtuale. Virtuale. Sì. Perché io ho conosciuto Alberto così, l'ho visto dei video, così come molti di voi su internet, ho detto, caspita, ma... Cioè, cos'è? È lui che sta copiando me? Sono io che sto copiando lui? O semplicemente diciamo le stesse cose? Perché mi sembrava di sentire me parlare. Però poi, Pier, è stato poi ovvio chi ha copiato chi, perché abbiamo guardato data di iscrizione su YouTube, italiano automatico, 2013. Poi, sì. Vuoi apprendere italiano, 2015. Allora ho detto, È vero. Però... E vabbè, ma perché Alberto ha iniziato che era un bambino, aveva 3 anni quando ha cominciato a fare video su YouTube, e quindi è normale. Io avevo un po' di anni in più. Esatto. No, però a parte gli scherzi, seriamente ci siamo trovati proprio in casualmente proprio per la condivisione di questi metodi che amiamo entrambi, che sono basati sull'ascolto, naturali, più piacevoli. Nulla di strano in sostanza, proprio cose che sono molto semplici a dire la verità. Esatto. E do un'occhiata un attimo ai commenti, Pier. Sì. Intanto c'è qualcuno che dice, ad esempio Maria Fernanda dice che sei un angelo. La Madonna! Chi è poliglotta? Chi è poliglotta al giorno d'oggi? Richiede molta disciplina. Ecco, magari possiamo utilizzare questa domanda per raccontare la tua esperienza. Molto. Prima ci tengo a ringraziare Maria, grazie mille, perché avevo letto il commento, non sapevo cos'era un angelo, allora ho detto, una cosa buona, un angelo. Spero sia una cosa bella, ho detto. Comunque, cos'è che mi hai chiesto Pier adesso? No, dico, ecco, se magari sfruttando questa domanda raccontavi la tua esperienza prima, quella negativa, e poi quella che ti ha portato a diventare... poliglotta, che richiede molta disciplina, no? Dice Maria Fernanda. Perfetto, però prima di iniziare quello voglio dedicare 3 minuti a leggere un po' gli ultimi commenti della situazione, di vedere se c'è qualcosa che dobbiamo rispondere e salutare intanto, perché siamo molto contenti ovviamente di avere tutta questa interazione. Tantissima gente, grazie per essere qui, davvero. Quindi, ciao Erika, vedo che scrive, Ana, grande, qui a San Paolo parliamo con le mani, grande Elson. Albi, sei molto simpatico, grazie mille cara. E poi, vino bianco, imparare italiano su tutte parte. Jade, non so come si dice, ma sta mangiando spaghetti adesso, grandissimo, buon appetito. Fantastico. Poi, Elena, Ambos, Maria, ciao Maria, Almer, Tania, insomma tutto bene sembra, tanti complimenti, e vi ringraziamo tutti, sto cercando sempre di tenere l'occhio sui commenti quando parla Pier, perché siete veramente troppo gentili. Luciano scrive che Alberto è un vero bambino, sì, un po' sì ancora, non sono ancora invecchiato tantissimo. Patrizia ci dice, voi siete fantastici, grazie Patri. Grazie mille. Drica scrive, vocês dois são ótimos, ótimos professores, grazie mille. Non siamo professori ovviamente, ecco, però... a noi non ci piace sinceramente questa denominazione, no? Esatto. Comunque, Pier, ok, riprendiamo un attimo e dico... Anna dice che l'amore fa miracoli. È vero, nel tuo caso è stato così. Nel mio caso sì. Però in sostanza, per darvi... In un minuto poco, magari 3 minuti, vi dico cosa è successo per me che mi ha cambiato l'apprendimento delle lingue, no? Avevo certo, dedicato grazie Silene. Esatto, grazie Silene, che bella storia per Luigi, grazie mille. No, in sostanza stavo dicendo,
ho passato 10 anni dalla prima elementare a, diciamo, terza superiore a fare esattamente quello che mi dicevano a scuola per imparare, diciamo, le lingue. Ho fatto tutto quello che mi dicevano, tutti gli esercizi dei libri. Ero come te abbastanza bravo, no? Nulla di fenomenale, ma ero tra gli alunni bravi in inglese, così. Poi niente, a 16 anni dico, accendiamo la TV, guardiamo un attimo la BBC, ovvero il canale famoso di news in inglese. Mm-hmm. Guardo il canale e vedo che non capisco un cavolo. Non capisco niente, quasi 5%, 10% di quello che ascoltavo, no? E lì ho cominciato a pensare, allora, un po' strano, sto imparando l'inglese da 10 anni e non capisco niente, né dei film, ancora peggio, BBC, niente. E allora mi sono messo a cercare online delle risposte, ho cominciato a scrivere come imparare le lingue, diciamo, in generale. E da lì ho scoperto tante persone che parlavano 5, 10, 15 lingue, 20 lingue. Ho conosciuto queste persone, sono diventate mie amiche, miei amici. E quello che facevano, avevano una cosa in comune. Uno, non seguivano il tipico metodo tradizionale. Uh-huh. Due, potevano sembrare geni al di fuori, ma alla fine non lo erano. Li conosci di persona e vedi, capisci come hanno imparato le lingue e dici, ah, ok, non c'è nulla di geniale, anche parlavano le lingue non perfettamente, però ne parlavano 5, 10, 15. E a me piaceva molto questa idea di poter parlare 5 lingue, 10 lingue, 15 col tempo, perché è bellissimo. Infatti voi che state imparando l'italiano vedete che praticamente è una cosa, cioè lo state facendo perché volete comunicare in questa lingua ed è un'esperienza totalmente diversa quando sarete in Italia o quando vedete un italiano in Brasile. Cambia tutto, non c'è paragone, no? Quindi niente, sì. Parlando con queste persone, scoprendo queste cose, arriveremo adesso a una cosa che condividerà Pier via slide, che uh-huh. è la scoperta di un professore che si chiama uh-huh. Stephen Krashen. Mi dicono di parlare un po' più piano. Sì, parlo un po' più piano. E niente, questo professore che è Stephen Krashen è un professore, mi sembra, dell'Università della California. Sì. E in sostanza... Metto le slide così riusciamo anche a seguire meglio. Vai, ecco, anzi aspetto la slide, così parto da questo. Ecco, questo era il professore. Non preoccupatevi se in inglese adesso la leggo piano piano e vi spiego la cosa. Ma in sostanza, questo professore ha fatto un test. Era un test molto interessante. Ha preso due gruppi di persone e ha detto a un gruppo di studenti gli faccio imparare con grammatica, le stesse cose, metodi tradizionali, e all'altro gruppo vediamo un approccio un po' diverso, no? Quindi c'era chi studiava la lingua e chi assorbiva la lingua. Infatti leggo la citazione che dovreste vedere sullo schermo. Allora, sì. Lui diceva, allora, l'acquisizione di una lingua non richiede l'uso estensivo, conscio, di regole grammaticali e non richiede tedious drill. I tedious drill praticamente in inglese si intende quegli esercizi che si fanno a scuola, tipo riempire con dei tempi verbali, riempire con parole mancanti, fare quegli esercizi tipici appunto dei testi scolastici in bianco e nero, no? Quindi sì, lui ha detto... Quello che in portoghese sarebbe esercizio di preenchimento, no? Esatto. Ma questa cosa è importantissima, questa frase qua mi ha cambiato tutta, diciamo, la mia concezione, il mio modo di vedere come si imparano le lingue, perché praticamente dice l'acquisizione di una lingua, quindi non lo studio, l'acquisizione di una lingua non richiede l'uso conscio di regole grammaticali, ovvero vediamo molti studenti, persone in questi anni che pensano nel parlare perché sono stati abituati a studiare le regole grammaticali invece di assorbire la grammatica, imparare la grammatica grazie all'ascolto di materiali comprensibili. Quindi questo concetto sembra semplice, ma è alla base del fatto che presto, tra qualche anno, parlerò bene 8 lingue. E è una cosa bellissima che vorrei che molte più persone riescano a fare, perché si può fare una volta che uno capisce questo concetto di base, che è proprio l'acquisizione, certo, l'acquisizione della lingua invece che lo studio della lingua, no? Ed è una cosa appunto che non è che ci siamo inventati io, Pierluigi, oggi ci sono proprio tanti libri che parlano di questo professore che ha proprio... Questo professore amava la grammatica, è importante dire questo. Lui afferma, sì,
io amavo la grammatica, la amavo, però vedevo che gli studenti non avevano i risultati che volevo. Quindi ha detto, ok, proviamo altri metodi. Quindi lui, adesso vedremo nelle altre slide, tra l'altro, tra poco, ma in sostanza... Dimmi quando vuoi che passa quelle. Ecco, tra un attimo magari te lo dico io. Però lui in sostanza, diciamo che ha visto che gli studenti che facevano le cose un po' più flessibili, magari ascoltando musica, magari parlando con persone, ascoltando musica, ascoltando input comprensibile nei primi mesi. L'input comprensibile dovrebbe essere nella prossima slide, Pier, se non sbaglio, sì. Guardiamo, che spiego anche quel concetto. Ok, eccolo qua. Eccolo qui, l'input comprensibile. Eccolo qua. E in sostanza, allora, cosa diceva qua? Ve lo traduco anche questo e lo leggo magari più lentamente. Allora, i metodi migliori quindi sono quelli che offrono input comprensibile in situazioni dove c'è poca ansia, poco stress, contenendo messaggi che lo studente vuole sentire. Quindi cosa, per esempio? Per esempio, il file sulla pizza che abbiamo dato ieri, uno lo può ascoltare a casa, in macchina, senza stress, quindi situazioni di poca ansia, poco stress, è input comprensibile perché diamo l'italiano e diamo sotto la traduzione, poi è input di cui c'è un audio, 4 audio in questo caso, quindi uno può ascoltare diciamo, l'audio lento, oppure l'audio veloce, oppure... l'audio della signora o di Nadia. Accenti diversi, no? Esatto. Sto cercando adesso di parlare un po' più piano, però guardiamo qua, perché vedo che qualcuno dice che non sta capendo, quindi... Ma capisco che... Ah sì, qualcuno scrive, è bellissimo come Alberto parla più veloce, ma capisco che non tutti capiscono. E quindi, diciamo, ovviamente avete tutti un po' livelli diversi. Sto cercando di dare una velocità neutrale, quindi questa è una velocità con cui un italiano di solito non parla, parliamo molto più veloce. Quindi vorrei dire a chi non sta capendo adesso di non preoccuparvi, è solo una questione di ascoltare nel vostro tempo libero molto, molto di più la lingua e vedrete che come sto parlando ora col tempo... sarà molto facile per voi capirlo, quindi sì, non preoccupatevi. Sì, così è più facile con questa velocità. Esatto, però comunque cercherò di parlare un po' più piano per anche chi sta avendo difficoltà, ok? E quindi continuando, Stephen Krashen diceva questi metodi non forzano la produzione nella seconda lingua, diciamo presto, e permettono agli studenti di parlare quando si sentono pronti. E questo viene, diciamo, capendo che il miglioramento viene dall'offrire un input comunicativo e comprensibile e non forzando la produzione, ovvero il parlato, e correggendolo. Quindi in sostanza cosa succede in una classe magari di solito, nella mia esperienza di Pierluigi, nelle scuole normali? Diciamo, si impara un po' la lingua, si ascoltano un po' di dialoghi e... poi ti chiedono di parlare davanti a tutti e poi ti correggono subito. Queste tre cose, certo, sono le tre cose peggiori che diciamo si possono fare per apprendere una lingua. Perché uno, un ragazzo è stressato parlando davanti a 20 amici o studenti in una classe, magari non li conosce nemmeno bene. Due, si sente sotto pressione, quindi, perché appena parla è corretto subito ed è vista un po' come una cosa negativa. Ah, più sbaglia a parlare, meno sarà il voto alto. Quindi è proprio questa combinazione che ha creato un sistema proprio fallimentare nella maggior parte dei casi. Ovviamente dipende molto da anche chi è il professore, perché ovviamente sono molto contento di vedere molti amici professori che stanno adesso utilizzando questi metodi nelle classi e molto spesso hanno anche loro difficoltà perché... c'è la burocrazia anche del sistema scolastico comunque dietro. Ma detto ciò, in sostanza, questo è il concetto principale, input comprensibile, ascoltare molte volte, e questo è quello che ha cambiato l'apprendimento delle lingue per me. Adesso darei un'occhiata ai commenti, un attimo, sì. Che vediamo. Beh, ancora in alcune parti si è andato un po' più veloce, e quindi
Alessandro dice: porca miseria, parla piano. Può parlare per me. Vabbè, questo è quando c'è l'entusiasmo che si la velocità poi aumenta inevitabilmente. Poi capisci, Pier, che anche ovviamente è difficile trovare un equilibrio, perché per molti il parlato veloce è perfetto perché è più interessante, si dicono più cose in meno tempo, ma ovviamente chi ha un livello magari un po' più basso sta imparando da meno tempo, vuole capire, ma quindi e diventa però noioso per chi capisce velocemente, quindi è difficile un po'. Dobbiamo cercare di trovare un equilibrio. Ci stiamo anche abituando noi, ragazzi, stiamo facendo un po' di allenamento. Esatto. Comunque, Pier, penso di aver spiegato, poi andremo nei dettagli di più in futuro, ma di aver dato un'idea generale, no? In aggiunta a quello che hai detto, questo professore, no, non so se l'hai detto, mi sembra di no, il discorso della grammatica, com'è che lui vedeva la grammatica? Ecco, c'è anche una slide su questo o no? Forse no. Però ma è una frase, ma insomma possiamo anche... Sì. Lo spiego in un secondo. In sostanza, il ruolo della grammatica è importante, certo, ma questo professore diceva diventa, diciamo, un supporto all'apprendimento, ovvero voi in questo momento state facendo il vero apprendimento, state ascoltando me, Pierluigi, parlando in italiano, e tutto questo è materiale che è utile per voi per assorbire l'italiano, migliorarlo e parlarlo meglio nel tempo. E a lato, lui diceva, uno, se è interessato, se è un'attività che gli interessa, gli piace, vuole migliorare ancora di più e fare meno errori nello scritto, eccetera, può usare un libro di grammatica per capire più velocemente certe cose, migliorare un po' più velocemente, ma non deve essere, a meno che lo studente lo vuole, non dovrebbe essere il centro dell'apprendimento, perché in quel caso succede il risultato che 99 su 100 degli alunni che escono dalle scuole adesso non parlano l'inglese, e è un dato di fatto. Esatto. È un po' quello, un po' anche il concetto che noi usiamo, no? Conquista l'italiano, ad esempio, che avete visto, no? In questi primi giorni, noi partiamo da un input comprensibile e poi ci sono delle lezioni di approfondimento che hanno lo scopo di facilitare, ok? Di aiutare e anche a capire alcuni meccanismi della lingua, a fare un parallelo tra italiano e portoghese, e quindi sono un po' queste lezioni sono un po' in portoghese si direbbe un atalio, una scorciatoia per arrivare più velocemente, avanzare più velocemente nella comprensione della lingua e di conseguenza anche nella capacità di parlare, ok? Esatto. Questo è un po' lo schema, no? La teoria che noi stiamo seguendo. Quindi la grammatica c'è, ma è come dice Stephen Krashen, come supporto. Non è il punto di partenza, non è il core, non è la parte principale. È un supporto all'apprendimento. Esatto, sono d'accordissimo, assolutamente. Sto dando un'occhiata ai commenti, ovviamente. Sì, anch'io. Sì. È bellissimo, fantastico. Sì, è interessante questa domanda che ho appena visto. Eccola qua, vediamo un po' se riusciamo a mostrarla. Guarda qua, leggi questa domanda, Alberto. Se Alberto parlasse in bresciano e Pierluigi in siciliano, la comunicazione tra loro di loro sarebbe comprensibile. Ah, possiamo provare, Piero, ti dico una frase in italiano, in bresciano. Allora, vediamo un po'. Allora, se ti parli adesso in dialetto, capisci che sore a di o ti capisci niente? Se io ti parlo adesso in dialetto, capisci che cosa sto dicendo o non capisci niente? Bravo, è stata facile. Ma attenzione, io ho vissuto 11 anni in provincia di Bergamo, che è vicino a Brescia. Che è il dialetto di mia mamma, esatto. Esatto, quindi ho sviluppato la comprensione, oltre a saperlo parlare. Adesso l'ho dimenticato, molte cose. Ricordo solo questa espressione. Sumiame? Non lo so io. Sumiame. Non lo so. Esatto. Sumiame? Esatto. Vai, Piero, una frase in un dialetto che conosci.
Vediamo un po'. Abbetto, se vuoi, io ti parlo in messinese, in dialetto messinese, tu mi stai capiscendo? Mi capisci? Sì, hai Mi detto la capisci? stessa cosa, sì, Hai visto? capito, sì. Però Però, vedete, sì. è molto differente, no? Un po' l'accento, il contesto, il modo di parlare, l'accento, le parole, totalmente differente. Ma questo, Esatto. beh, devo prepararmi un attimino qualche frase a sorpresa, perché così è facile. Esatto, Una cosa slegata da questo contesto sarebbe molto più ovviamente. difficile da capire. Capito. Anche perché anch'io non lo parlo benissimo, capisco mia nonna, ma per parlarlo veramente ci vuole, è anche lì una lingua alla fine, quindi allenamento e tutto, quindi non riesco a dirti cose complicate adesso tutte in dialetto, quindi c'è anche quello da dire. Però sì, sarebbe più difficile capirci se parliamo di cose al di fuori, che non c'entrano nulla, Certo. assolutamente. Ok. Vediamo un po' i commenti. Sto Vediamo un po'. vedendo un po' qua. Sì, uno che scrive Zese, I io dialetti ne parliamo, c'è il file, credo, domenica sui dialetti, audio, testo, comprensione. E quindi, insomma, lì magari potremmo fare qualcosa, conversare un pochino, esatto. sarebbe interessante anche. E Vediamo un po'. esatto. Cristina dice, voi siete grandi, gentilissima, gentilissima. Grazie, grazie mille. Pier, che altri argomenti avevamo nella slide? Siamo verso i principali, ne abbiamo parlato, giusto? Sì, vediamo un po'. Mi sembra che abbiamo terminato sostanzialmente i concetti principali di oggi. Esatto. Dunque, un concetto che vorrei così dirvi, un attimino che condivido qua, come avete visto, noi nel titolo abbiamo detto che i metodi tradizionali sabotano l'apprendimento molte volte. Ovviamente Esatto. questa non può essere una regola assoluta, non è vero il 100% delle volte, perché poi ci sono anche diverse strade, no? Che portano, come dire, all'obiettivo. Noi crediamo che questo approccio sia più efficiente, più efficace, il che non vuol dire che uno che segue un approccio tradizionale, non ci possa essere qualcuno che segue un approccio tradizionale e che abbia successo, che funzioni, no? Magari per quella persona, ok? Quindi è una cosa che ovviamente anche è soggettiva, no? Ci Certo. sono persone che amano, ad esempio, la grammatica e E funziona perché la amano. Quindi funziona per loro, esattamente, funziona perché la amano. E quindi c'è sempre quel discorso del piacere, della motivazione che è il motore di tutto, no? Quindi ti piace la grammatica? Ottimo, allora puoi passare ore a studiare la grammatica, quello sicuramente ti aiuta a imparare la lingua, ok? Esatto. Quindi non è una cosa che è una regola sempre vera, ma molte volte. Purtroppo, per la mia esperienza di Alberto e tante altre persone, è così. Ecco. Ma perché così, Pier? Perché in generale, diciamo, un 85% delle persone non ama stare lì tanto su grammatica e libri in bianco e nero a fare gli esercizi tipici. Esatto. È così. Quindi per questo motivo adesso i metodi naturali si stanno espandendo molto, perché molti dicono, ah, c'è un altro modo? Perché prima si pensava che quello era l'unico modo e in effetti per mancanza di risorse non c'erano le cuffie Certo. così che puoi camminare, andare in macchina col Bluetooth, attaccare un CD e accendere la radio, andare su YouTube, conoscere uno su Skype che ci parli dall'altra parte del mondo. Questo ha aperto negli ultimi 20 anni un discorso che le scuole non hanno ancora capito in molti casi. E Certo. adesso pian piano si stanno adattando, per fortuna. Certamente. E quindi insomma, questo è un po' il concetto conclusivo. E niente, poi ovviamente nella lezione prossima, che sarà venerdì, credo stessa ora, Esatto. approfondiamo ovviamente quello che è un po' questa teoria, no? I metodi Esatto. naturali e tutti quegli aspetti, tutti quegli elementi di questa, potremmo dire, di questo approccio, no? Di questa impostazione. Tutti quegli elementi che aiutano, no? Esatto. Positivamente a raggiungere.
Sì. Direi di ricordare anche a chi non li ha trovati sul gruppo, perché il gruppo adesso si sta espandendo a livello anche di condivisione di materiali. Intanto mi sono morte le erbe. Ok, intanto io dico questa cosa. Quindi concetto importante, dove trovare tutti i contenuti. Tutti i contenuti che noi postiamo li mettiamo in modo ordinato nel primo post. Nel post è il post di benvenuto. Il post fissato in alto nel gruppo, ok? Post fissato in alto o post fissato. Se voi visualizzate quel post, da cellulare bisogna schiacciare per visualizzarlo, quindi visualizza, no? E si vede. C'è il video di benvenuto mio e di Alberto e ci sono lì i link a tutte le lezioni, i contenuti audio, i testi, le video lezioni, ok? Le lezioni dal vivo sono tutte messe là. Quindi, quando entrate nel gruppo e volete vedere una cosa specifica, tipo, oggi è stata pubblicata la video lezione di Pierluigi, dov'è? Post in alto, post fissato in alto, e lì trovate la video lezione. Cliccate e la vedete, ok? Quindi così è facile trovare i contenuti, immediato, veloce, ok? Quindi questo è una cosa importante. Non ti sento, Alberto. Non sento il tuo audio. Forse devi, nelle modalità del impostare, perché nel computer è impostato come registratore le cuffie. E qui, però adesso forse non c'è batteria. Quindi devi andare a cambiare le impostazioni nel PC come dispositivo di riproduzione, di registrazione. Beh, intanto noi ci esercitiamo nel leggere le labbra e questa è un'altra abilità importante, no? Da sviluppare. Intanto Silene, che delizia questa lezione. Grazie, grazie mille, grazie mille. Aline dice che io parlo con un ritmo molto buono per lei. Sì, io cerco di parlare in un modo più lento, no? Più cadenzato, così, per facilitare. Non è semplice, ma ci provo proprio per questo. Grazie mille a tutti, intanto qui bravissimi, un abbraccio, grazie mille, grazie, grazie. È stato un piacere davvero avervi qui in questa lezione. Vero, come dice Mario, ciao Mario. Mi fa molto piacere questa opportunità di partecipare ad una discussione in italiano tra due madrelingua. Questa è un'opportunità di apprendimento. Questa è immersione, è contatto, è esposizione a input comprensibile, più o meno comprensibile, dipendendo dal livello. E intanto è una discussione con un madrelingua che ha l'audio e l'altro no. È andato via. È andato via l'audio di Alberto, quindi adesso Alberto dimostraci che gli italiani parlano a gesti e sei in grado di fare una conversazione a gesti. Caspita, è complicato. No, io non sto capendo niente, non so se loro capiscono. Io non sto capendo. Intanto c'è una domanda e questa potrebbe essere la domanda finale, direi. Cadè os fogos? Quindi dove sono i fuochi d'artificio? Questa sera non li abbiamo preparati. È una cosa che abbiamo fatto in modo specifico per quella live. Questa sera niente, purtroppo sono finite le risorse economiche per i fuochi d'artificio. Alberto ci è rimasto male. Bene ragazzi, insomma abbiamo concluso per oggi. Alberto, vuoi dire qualcosa? A posto, grazie per il tuo intervento, chiarissimo come sempre. Magari se parlavi un po' più lentamente... Ok, intanto io, allora, a nome di Alberto, a nome mio, a nome di Alberto che ha perso l'uso della parola,
Vi ringrazio, grazie mille per la vostra partecipazione, spero che sia stata una lezione utile, interessante per voi. Abbiamo voluto condividere la nostra esperienza, metterla anche al vostro servizio, così riflettere su queste cose che sono interessanti. E niente, vi diamo l'appuntamento alla lezione di venerdì sera come seconda masterclass, ma nel frattempo ci saranno altre video lezioni nel gruppo, ci saranno altri contenuti, eccetera, e ci saranno anche altre lezioni o trasmissioni dal vivo, ok? A sorpresa o non, cercheremo sempre magari di annunciarle un pochino prima, dai. Non so se possiamo vedere la nonna. Alberto, che dici? Chi lo sa? Sarebbe bello. Chi lo sa? Chi lo sa? Magari. Mi sta mandando a quel paese. Quando fa così, mi manda a quel paese. A posto. Bene, ragazzi. Allora, grazie ancora. Alberto, vuoi scrivere? Non puoi scrivere un tuo messaggio? Riesci a scrivere? Stai scrivendo? Stai scritto? Non lo vedo. Dov'è che è scritto? Vediamo. Dov'è? Alberto. Eccolo qua, Pier, mi hai tagliato fuori come al solito. Ma tu ti sei tagliato le cuffie, te l'ho detto, è perché Alberto è un appassionato di Apple e cose varie. Ho detto, ma prendi una cuffia normale, prendi queste che funzionano sempre. Ok. Oh, Alberto, io ti saluto. Ci vediamo, stai scrivendo? Ok, grazie ragazzi, grazie ancora, buona serata, buonanotte qua, vabbè, sono le 9:30 qui, buonanotte ad Alberto che sta andando a dormire, un bacio a tutti quanti, grazie per la partecipazione, ci vediamo venerdì, ci vediamo prima in realtà, dai, ci vediamo in altre live, ciao, grazie ancora, buona serata, ciao!